Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, vi ricordate di qualcosa? Se vi faccio vedere questa postazione, io bel tempo passato, ho visto pure che c'era scritto nel calendario giugno 2021, io ho fatto un video del genere. Ah ragazzi, vi devo dire una cosa, per farvi vedere il video perfetto, cioè nel senso vi faccio vedere i giocatori, perché così se io vado, sì ragazzi, se questo video vi piacerà, io vi porterò una partita intera. Ragazzi, questo video è una prova per vedere se arriviamo a 30 visualizzazioni. Se arriviamo a 30 visualizzazioni porterò una partita intera. Infatti la partita sta per finire, l'Italia sta vincendo 1-0, ma non è FIFA o PES, è questo gioco di un mondiale molto bello. Ragazzi, se questo video, questa cosa vi piacerà, mettete un like così noi continuiamo, no? Ragazzi, per fare una visuale meglio, guardate cosa andrò a fare. Se io faccio così, non fa? No, non fa. Peccato. Io ragazzi non ci sono molto pratico col telefono, quindi pensavo che faceva. Vi ricordate quando voi ingrandite la videocamera di l'altro lato? E ragazzi, non ce la so fare. Quindi ragazzi, cosa andremo a fare noi? Metteremo il telefono un po' più avanti. Aspettate un attimo. Ragazzi, così e basta, perché se mi cade rompo il telefono, mi cade a terra ed è un disastro. Via, iniziamo subito. Come potete vedere stiamo un pochettino soffrendo, perché la Francia è veramente molto molto forte, infatti, come si può vedere. Via, iniziamo a giocare. Ragazzi, non posso guardare lo schermo di voi perché sto facendo il video, quindi così mi confondo. Ragazzi, Nando c'è grosso. Ragazzi, io questo gioco non l'ho usato quasi mai perché ero impegnato a fare dei video, no ragazzi, quindi non giocavo a questi giochi, quindi ho perso un pochettino la mano, come potete vedere già. Infatti è la mia cosa, perdo sempre la mano. Comunque, Nando, noi non dobbiamo far avvicinare la squadra della Francia perché ci può segnare un gol, però ricordiamoci che anche per noi possiamo segnare. Vai Buffon, Buffon, vai grande Gianluigi Buffon, sembra un grande lui comunque, ragazzi. Oh no, vai, meno male che no, ma cosa ho fatto un grave errore. Poi devo riuscire ad andare di lato, perché ragazzi, così. Ragazzi, avete notato la mia divisa, questa qua che ho adesso addosso? Questa qua. Ragazzi, quella là, questa qua l'ho fatta vedere in un video molto tempo fa, ovvero mostro le mie maglie da calcio nel parte 3, giusto? Sì. E ragazzi, oggi ho deciso, visto che si parla di calcio, di indossarla. Maledizione, questa qua non ci voleva. Sta per finire la partita, infatti, 90. Dobbiamo resistere ancora un po'. Vai Buffon! Madonna, Buffon è troppo forte, cioè non si può descrivere. Cioè, vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ragazzi, ecco, vediamo qua Abidal che si dispera perché ha perso. E l'Italia vince. Guardate i tifosi dell'Italia, ragazzi, guardate che festeggiano. Ale, ale Italia! Forza Italia, vai Pirlo! C'è Pirlo, guarda, Lippi, c'è Lippi, ecco qua, guardate tutti i giocatori dell'Italia che sono felici per la vittoria. Ragazzi, questa qua è l'azione della partita. Ragazzi, questa qua è la formazione, vedetela bene. Ragazzi, io ho provato, vediamo se questa serie vi piacerà. Io sono sempre qua. Ragazzi, se vedo che questo video supera i mi piace, porterò un video di una partita molto lunga. Ragazzi, noi ci vediamo presto con l'inno d'Italia. Sentiamo un po' l'inno d'Italia. Ecco qua, guardate. Aumentiamo un po' il volume. Ad
adesso dovete sentire. Ragazzi, e con questa inno concludo il video. Ciao!